What if? E se? Secondo me il Pride è il giorno in cui tu ti puoi porre questa domanda: e se la nostra società non avesse questo tipo di tabù, tu come ti comporteresti? Sono Giuseppe Seminario, sono vicepresidente del Cassero e come tale sono delegato per il Cassero all'interno del Comitato Bologna Pride. Io sono Nicola Mainardi, sono il presidente di Comos, il coro gay di Bologna. E quest'anno all'interno del Comitato Pride mi occupo della parte merchandising. Io sono Camilla, sono una delle volontarie Pride e sono anche una delle coordinatrici della logistica della parata. Il primo Pride è stato quello di Stonewall, di cui ricorre quest'anno proprio il 50° anniversario. E sicuramente quella risonanza ancora c'è. Ora più che mai il Pride è necessario. Lo è sempre stato in realtà, perché un Pride è un momento di liberazione molto forte in cui veramente chiunque partecipi, e anche chiunque non partecipi, per carità, e può sentirsi libera, libero, liberu di essere chi vuole, di veramente attraversare lo spazio pubblico come più gli aggrada. Il Pride fa bene perché cerca di tirare dentro le persone, cerca di fare comunità non solo nella comunità LGBT ma in tutta la società. C'è bisogno di farti sentire, insomma, che non sia un momento solamente della comunità LGBT, ma di tutti. Qualcuno può pensare, dunque, è una pratica consolidata, il Pride è una pratica acquisita. La verità, io penso che i nostri diritti non sono mai acquisiti, non sono mai scontati ed è giusto ricordarlo, non una volta l'anno ma tutti i giorni dell'anno, e lo facciamo con le nostre lotte tutti i giorni dell'anno. È un crescendo di consapevolezza e il Pride è solo una tappa di questo percorso, ma è una tappa importante perché è quella che riceve più visibilità, quella che riesce ad urlare più forte per farsi sentire, come diceva Nicola, anche da chi è un po' lontano, si sente fuori. Sono una persona che vive in questo mondo e tu mi devi riconoscere, io esisto ed esisto anche con il mio corpo, soprattutto perché sono i nostri corpi quelli che poi vengono costantemente messi sotto esame, ed è importante farlo attraversando lo spazio pubblico come si vuole. Per noi è importante quello, porre l'accento sulla libertà delle persone di poter scendere in piazza come gli pare. Rivendichiamo anche la parola provocazione. Penso che le minoranze abbiano il diritto, se non il dovere, di provocare, perché sono le minoranze che hanno il potere di mettere in discussione, porre la domanda. Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuna soggettività, nessuna persona. Ognuno ha dei percorsi diversi di consapevolezza e attraversare un Pride insieme ad altri soggettività che manifestano il proprio essere in maniera diversa, in realtà provoca il cambiamento. Tu intorno a te hai la differenza, hai la diversità, hai la singola persona, ma hai una moltitudine di singole persone. Bologna è una città pioniera perché fin dagli anni 70 è stato un luogo, appunto grazie al movimento del 77, uno spazio in cui le soggettività, all'epoca gay e lesbiche e anche trans, il nascente movimento trans, potevano trovare veramente uno spazio di agibilità, soprattutto politico. Da lì poi è nata l'assegnazione del Cassero nel 1982, che è stata la prima sede pubblica che un'amministrazione ha dato a un'associazione LGBT in Italia. Poi nel corso degli anni Bologna è diventata un po' un punto di riferimento per l'elaborazione politica di un po' tutto il movimento. Non penso che sia facile costruire sicuramente un corteo lungo e che accoglie anche fino a 20.000 persone o anche di più. Il nostro è un Pride che è volutamente costruito dal basso e lo facciamo da anni lavorando sul crowdfunding, sul merchandising. Si possono acquistare le spillette, si possono acquistare le bandiere, le magliette. Ogni centesimo euro che ci regalate servirà veramente a costruire il Pride. Diamo appuntamento a tutte, tutti e tutto il 22 di giugno ai Giardini Margherita, a Piazza della Jacchia, dalle 14.30 per riempire questa città di favolosità, di corpi, di bellezza. Pura felicità, pura voglia di stare al mondo e di essere se stessi e di vivere la vita con amore, punto.